Esercizio numero 8. A 20 gradi centigradi, due collane, una d'oro e l'altra d'argento, sono lunghe 27,0 cm e 26,9 cm. A quale temperatura le due collane avrebbero la stessa lunghezza? Seconda domanda, quale sarebbe questa lunghezza? Rappresenta cosa accade con il grafico degli allungamenti. Questa è la prima collana d'oro, simbolo chimico Au. La lunghezza è 270 mm a 20 gradi centigradi. La seconda collana d'argento è più corta, 269 mm, quindi un millimetro più corta. Riscaldando le due collane succede che l'argento si dilata di più dell'oro, infatti questo è il coefficiente di dilatazione termica dell'oro, è un valore più piccolo di quello dell'argento. Entrambi sono dell'ordine di 10 alla meno 5 Kelvin alla meno 1. Perciò l'argento è più corta la collana d'argento, ma siccome l'argento si dilata di più dell'oro, a un certo punto, a forza di riscaldare, l'argento riuscirà a raggiungere la stessa lunghezza della collana d'oro. Si arriverà quindi a una certa temperatura da scoprire, e in corrispondenza di questa temperatura le due collane saranno lunghe uguali. Vediamo però prima come abbiamo trovato questi due coefficienti di dilatazione termica lineare. Nel file non c'era né l'argento né l'oro. Allora basta andare su Wikipedia, alla voce coefficiente di dilatazione termica lineare, troviamo l'oro 14 per 10 alla meno 6 gradi centigradi alla meno 1 e troviamo anche l'argento 19 per 10 alla meno 6 gradi centigradi alla meno 1. Ricordiamo anche che cosa significano questi due valori dal punto di vista intuitivo. Prendiamo per esempio l'argento, vuol dire che per ogni grado centigrado o Kelvin, che è la stessa cosa, di riscaldamento, la collana di argento si allunga di 19 milionesimi rispetto alla sua lunghezza iniziale. Veramente dovremmo dire rispetto alla sua lunghezza a 0 gradi centigradi, mentre invece qua partiamo da 20 gradi centigradi, ma sappiamo che possiamo trascurare l'errore che commettiamo. Torniamo quindi al problema, abbiamo la collana d'argento più corta, ma siccome si dilata di più l'argento rispetto all'oro, a una certa temperatura, a forza di scaldare, l'argento raggiunge l'oro e recupera quel millimetro di svantaggio che aveva all'inizio. Quindi l'equazione da imporre è che l'allungamento della collana d'argento delta L2 deve essere uguale all'allungamento delta L1 della collana d'oro più un millimetro, in modo da recuperare quel millimetro di svantaggio iniziale. Una volta impostata questa equazione, basta sostituire le formule e svolgere i calcoli. Quindi delta L2, questo allungamento, lo scriviamo come lunghezza iniziale della collana d'argento per lambda 2 per l'aumento di temperatura. Delta L1 lo portiamo a sinistra dell'uguale, quindi viene il segno meno e facciamo la stessa cosa. Quindi lunghezza iniziale dell'oro L01, coefficiente di dilatazione termica lineare dell'oro, lambda 1, per l'aumento di temperatura e di là rimane un millimetro. Delta T è la nostra incognita, cioè di quanti gradi devo riscaldare le due collane. Quindi lo raccogliamo a fattor comune, nella parentesi rimane L02 lambda 2 meno L01 lambda 1, poi con la formula inversa trovo delta T, che risulta uguale a un millimetro, diviso questa parentesi. Vado a sostituire quindi i numeri al denominatore, L02 è questo valore qui, perché è la lunghezza iniziale della collana d'argento, 269 mm, questo è il coefficiente di dilatazione termica dell'argento, meno, faccio la stessa cosa con la collana d'oro, quindi la lunghezza della collana d'oro all'inizio per il coefficiente di dilatazione termica dell'oro. Semplifico tutti i millimetri, raccolgo a fattor comune 10 alla meno 6, eccolo. E anche Kelvin qui al denominatore e lo riporto su al numeratore perché è 10 alla meno 6 diviso Kelvin e Kelvin torna su. Giustamente perché sto cercando un aumento di temperatura, quindi sarà espresso in Kelvin. Dopodiché basta eseguire i calcoli, 10 alla meno 6 anche lo porto al numeratore, diventa 10 alla più 6. Al denominatore abbiamo questo valore e quindi l'aumento di temperatura deve essere 751 Kelvin o anche gradi centigradi perché sappiamo che le variazioni di temperatura è indifferente esprimerle in Kelvin o in gradi centigradi. Ricordiamo poi che partivamo da 20 gradi centigradi, quindi la temperatura finale sarà la temperatura all'inizio, 20 gradi centigradi, più l'aumento di temperatura, quindi più 751 gradi centigradi, arriviamo a 771 gradi centigradi.